Il clima è uno dei fattori fondamentali che governano la nostra vita su questo pianeta. Dal clima dipende la produzione di cibo, dipende il nostro benessere, dipende gran parte dell'economia, dipendono i trasporti. Se il clima non funziona, non funziona anche la nostra vita. Sempre nella nostra storia siamo stati influenzati dal clima. La novità è che negli ultimi decenni siamo noi a influenzare il clima e lo stiamo facendo in modo negativo. Ci aspettiamo nei prossimi anni delle cattive sorprese. Ecco perché dobbiamo parlarne oggi per evitare di fare degli errori. Heya! Oh? I problemi ambientali fino ad oggi hanno sempre avuto una posizione marginale e di retroguardia nella nostra cultura, nella nostra politica. Devono diventare al più presto l'argomento prioritario di tutte le azioni politiche. È l'umanità che è a rischio più che la natura in sé. Laddove una zona venga colpita da mega siccità, cioè siccità che durano parecchi anni o addirittura dei decenni, significa azzerare la produzione alimentare. E quindi questo, in un mondo già sovrappopolato, diventa una questione poi di conflitto, di ricerca di risorse, di migrazioni di popoli. Stiamo attivando un'estinzione di massa. Noi, esseri umani, abbiamo ormai attivato la cosiddetta sesta estinzione. Però non siamo preoccupati per dove andrà a finire la vita sul pianeta Terra. Magari i ragni o le zanzare troveranno delle condizioni eccezionali per la loro evoluzione futura. A noi interessa che queste condizioni però non siano fatali all'umanità. Prima di tutto dobbiamo considerare che il clima è sempre cambiato. Il clima non è qualcosa di fermo, di statico, è qualcosa di dinamico. L'importante è che cambia all'interno di confini più o meno prevedibili. La nostra società, almeno negli ultimi 10.000 anni, si è sviluppata perché le variazioni climatiche erano in sostanza comprese entro alcuni limiti prevedibili. L'idea che ci sia una stagione fredda e una calda, che le piogge arrivino in un certo momento dell'anno. All'interno di questa prevedibilità ci sono sempre state delle fluttuazioni. L'anno siccitoso, l'anno troppo piovoso, l'ondata di caldo, l'ondata di freddo. Ma se queste non eccedono certe soglie, si ha qualche problema, qualche danno locale, temporaneo, e poi ci si riprende. Così è sempre andata avanti la nostra storia. Adesso qualcosa di nuovo sta capitando. Da quando la rivoluzione industriale ha cominciato a utilizzare i combustibili fossili massicciamente, cioè carbone, petrolio e gas, noi come specie umana abbiamo cambiato la composizione chimica dell'atmosfera. Abbiamo aggiunto una maggior quantità di gas a effetto serra, cioè prevalentemente l'anidride carbonica e il metano, che erano già presenti naturalmente, ma di cui noi, bruciando questi materiali fossili e facendo altri processi industriali che liberano un'altra quantità di altri gas ancillari, sempre che aumentano l'effetto serra, stiamo cambiando le regole del gioco climatico. Allora il timore è che si esca da queste soglie di prevedibilità che hanno forgiato la nostra specie, la nostra società, la nostra civiltà, e che questi nuovi fenomeni climatici che ci attendiamo in futuro eccedano la nostra capacità di adattamento. Noi siamo una società fragile, legata alla stabilità delle condizioni sul pianeta. Se le variazioni climatiche sono troppo rapide e troppo intense, non riusciamo ad adattarci. Anche perché, paradossalmente, era più facile l'adattamento 10.000 anni fa a un popolo di cacciatori, raccoglitori, prevalentemente nomade, che a una società oggi di 7,3 miliardi di persone, che vive praticamente in forma stanziale, in città che sono di cemento, di acciaio, fisse sul territorio. Pensate per esempio all'aumento del livello dei mari, che è una delle conseguenze più vistose del riscaldamento globale. Fondono i ghiacciai, soprattutto quelli della Groenlandia, le calotte polari, aumenta il livello degli oceani, e questo minaccia le popolazioni costiere che dovranno migrare. Ed ecco quindi come leghiamo immediatamente un fatto puramente fisico a un fatto che poi diventa sociale o addirittura militare, perché quando la gente si sposta abbiamo il fenomeno delle migrazioni di popoli che tanto ci inquieta. Se riusciamo a rimanere nella soglia dei 2 gradi da qui al 2100, l'aumento potrebbe essere contenuto in circa 40 centimetri. Che è comunque tanto, pensiamo a tutte le zone costiere, in Italia basta citare la Laguna Veneta e il Delta del Po, ma è
un obiettivo, possiamo dire, più maneggevole, a cui ci si può adattare meglio, che lo scenario dei 5 gradi, che porterebbe un aumento anche superiore a un metro al 2100. E un metro di mare in più è già sufficiente a destabilizzare grandi zone del mondo. Per quanto riguarda le temperature, che sono il driver fondamentale del cambiamento climatico derivante dall'aumento dei gas a effetto serra, gli scenari fondamentali sono due. Uno è lo scenario business as usual, cioè non cambiamo niente di com'è la nostra economia oggi, continuiamo su questa strada. Il risultato potrebbe essere avere un aumento di temperatura globale dell'ordine dei 5 gradi da qui alla fine di questo secolo, cioè un cambiamento imponente delle condizioni di vita su questo pianeta. Notate che i primi a farne le spese sono gli esseri umani, quindi stiamo parlando di cambiamenti che influiscono negativamente sulla società umana, poi influiscono negativamente anche su una gran parte della natura, ma la natura si sa, si adatta. Se invece applicassimo oggi un tipo di economia più rispettoso dei sistemi ambientali, che riduca quindi il suo impatto sul pianeta, la speranza è quella di ridurre a 2 gradi l'aumento di temperatura da qui alla fine del secolo. In realtà si dice dal periodo pre-industriale alla fine del secolo. Sostanzialmente questo obiettivo 2 gradi è quello che è stato sancito dall'ultima conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si è tenuta a Parigi nel dicembre 2015. Per far questo però dobbiamo decarbonizzare l'economia. Vuol dire diventare più efficienti, sprecare meno, evitando di depauperare le riserve naturali e di accumulare scorie che poi creano problemi ambientali ma anche alla nostra salute, e passare prima possibile alle energie rinnovabili abbandonando quelle fossili. Dobbiamo quindi agire per ridurre le emissioni da qualsiasi fonte esse provengono, e quindi c'è un grande lavoro da fare da un punto di vista concettuale, di ricerca scientifica e di ingegneria, per poi applicare nuove tecnologie, nuove visioni del mondo alla nostra quotidianità.